Come il mercato sta reagendo a questa emergenza? Quali strumenti mette in campo la comunicazione per essere più vicina alle aziende e ai consumatori? Oggi ne parliamo con Paolo Damassa, CEO partner di Connexia, che ha da poco lanciato il proprio riposizionamento che consiste in Creativity in Love with Data and Technology. Vediamo quanto data e tecnologia sono importanti in questo momento. E oggi ai microfoni di ADV Express lancerà una nuova importante iniziativa, una nuova app che permetterà, anticipo, faccio un po' di spoiler, che permetterà un monitoraggio costante sulle donazioni che le aziende fanno ai diversi ospedali o istituzioni sanitarie e non. Allora Paolo, innanzitutto qual è l'approccio di Connexia al mercato in questo momento in sintesi? Allora, in grande sintesi ci siamo mossi su tre direttive in questo momento di emergenza. Le nostre persone, perché senza le persone l'agenzia non esiste, quindi nel informarle, proteggerle, comunicare con grande trasparenza, anche realismo, e averle veramente tutte a bordo in questo momento importante, i clienti, quindi far sentire la nostra vicinanza, il nostro supporto, poi un paio di clienti, in particolare Regione Lombardia che lavora al 200% per gestire l'emergenza, li abbiamo affiancati lavorando veramente 24/7 e weekend inclusi. E il terzo punto, che forse è un po' meno esplorato dal nostro settore, è qual è il ruolo delle agenzie verso la comunità, quindi come le agenzie possono dare un supporto, aiutare. Questo forse è quello che abbiamo comunque esplorato al pari dei primi due, mettendo in campo una serie di iniziative. E devo dire che poi i risultati sono stati molto interessanti, sia perché le persone si sono sentite molto proud di un'agenzia comunque che si è attivata sul mercato, e sia sono arrivati anche i complimenti dei clienti per queste iniziative, quindi indirettamente l'attivarci sul mercato e sulla comunità in generale ha avuto impatti importanti, positivi, sia sulle persone che sui clienti. Perfetto, allora vediamo nel dettaglio qual è la novità di oggi e su quale filone si inserisce, perché sì, tutto è partito dalla solidarietà, esatto, digitale. Praticamente, che cosa possiamo fare per la comunità? Abbiamo identificato tre aree di lavoro. La prima è stato intercettare immediatamente una call del Ministero dell'Innovazione su questo progetto di solidarietà digitale. Quindi che cosa potevamo mettere a disposizione per la comunità? Da tanti anni siamo distributori di della piattaforma di web collaboration di Cisco che si chiama WebEx, e quindi l'abbiamo messa a disposizione prima delle aziende delle zone rosse, poi l'abbiamo stesa a tutta Italia. E quindi da ormai due settimane facciamo circa 300-350 nuove attivazioni al giorno di WebEx. Questo è il primo filone. Il secondo filone è quello delle nostre competenze, quindi delle no profit ci hanno chiesto supporto creativo per lanciare le loro campagne di raccolta e quindi le stiamo supportando. Terzo filone, quello del knowledge sharing, quindi abbiamo già fatto un webinar sulla crisis communication e ce ne sono altri in arrivo. Tornando al primo filone, dopo l'iniziativa di WebEx, oggi lanciamo una nuova iniziativa che è una data application per mappare e monitorare le donazioni delle aziende, che è una cosa che è esplosa nelle ultime 2-3 settimane, dove i media si sono riempiti di questi annunci, ma non c'era nulla sul mercato che le mappasse. E quindi, sempre rispondendo a una nuova call del Ministero dell'Innovazione Tecnologica e Digitalizzazione, che ha chiesto alle aziende e alle organizzazioni di fornire tecnologia per il monitoraggio, per aiutare a gestire l'emergenza, noi abbiamo scelto di mappare questo forte trend. E quindi abbiamo realizzato questa data application dove in questo momento sono mappate 133 donazioni effettuate da 76 aziende verso 69 beneficiari per un totale di quasi 400 milioni di euro. Poi ci sono delle statistiche, quindi rispetto ai settori industriali e tipi di beneficiari, c'è un dettaglio di tutti delle donazioni dei beneficiari, e poi c'è sostanzialmente il database
che è possibile ordinare per importo, per azienda donatrice, per destinatario, e quindi diciamo dà una fotografia esaustiva di questo. Una curiosità subito, quali sono le aziende che si sono rivelate più generose e solidali in questo momento? Beh, allora lo vediamo se ordiniamo le donazioni per importo. L'importo più importante è stato, sono stati 100 milioni di Intesa San Paolo, seguiti da Generali ed Eni con 30 milioni a testa, Fondazione SNAM con 20 milioni e poi c'è una serie di aziende che hanno donato 10 milioni, tra cui Ferrero, Moncler, Lavazza, eccetera. Mi dicevi che non sono incluse le donazioni individuali. L'app mappa le donazioni di aziende dirette verso gli enti beneficiari, in particolare ospedali, organizzazioni, eccetera. Non sono mappate le donazioni di privati, quindi quella di Berlusconi per intenderci, o quelle di Ferragni e Fedez. Non sono neanche mappate le donazioni a beneficio di no profit, e piuttosto che le raccolte fondi promosse dalle stesse no profit. Questo perché? Perché non abbiamo accesso al dato, e sarebbe, mentre le donazioni delle aziende sono state tutte rese pubbliche o dalle aziende dagli enti beneficiari nella maggior parte dei casi, mentre invece sugli altri il dato disponibile era troppo basso in percentuale per dare una fotografia completa. Tra l'altro l'app ha un pulsante dove si possono segnalare le donazioni che per qualche motivo non sono state mappate. Quindi noi abbiamo mappato tutte quelle pubbliche e quelle segnalate direttamente dalle aziende, dagli enti. Se manca qualcosa si può integrare, quindi è una data application che viene aggiornata quotidianamente. Quindi questo è un modo per, diciamo, concreto per dimostrare che anche il mondo della comunicazione può dare un aiuto fattivo a questa situazione, no? Una cosa che non fanno in tanti. Sì, assolutamente. Per noi è un tema importante al pari delle persone e dei clienti, anche comunque dare un give back alla nostra comunità. L'abbiamo fatto come Bex. Lo stiamo facendo anche con delle campagne pro bono per delle no profit che ce l'hanno chiesto. E ripeto, poi il terzo filone è quello del knowledge sharing, quindi di mettere a disposizione, condividere un po' di conoscenza. Senti, in sintesi, una tua opinione sul quello che ci sarà dopo questa emergenza. Secondo te è possibile pensare a un nuovo patto tra aziende, agenzie, quindi comunicatori, perché non mezzi, e consumatori stessi? Come ne usciremo da questa situazione in termini di rapporto? Una domanda, mi rendo conto, abbastanza impegnativa. Allora, io penso che comunque, allora, intanto questa emergenza non sarà neutra dal punto di vista finanziario per nessuno, nessuno escluso. L'impatto è altissimo in alcune verticali del nostro settore, come gli eventi, per le cancellazioni dei grandi eventi, per lo stand-by o le cancellazioni degli eventi delle aziende, però anche negli altri ambiti, quello del media, comunque alcune campagne sono state sospese, il new business è comunque stato tutto congelato e messo in stand-by, quindi da un punto di vista finanziario avrà un impatto su tutti. Da un punto di vista dei comportamenti e delle relazioni tra aziende che agenzie e consumatori, secondo me anche questo cambierà perché si alza il livello d'attenzione sul purpose delle marche e anche quello delle agenzie, cambieranno una serie di modalità, perché quando usciremo da questa cosa il mondo non sarà più quello di prima, quindi ci vorrà tempo per i grandi assembramenti di persone, lo smart working io penso che avrà una coda lunga, perché c'ha i suoi contro, i suoi pro, però anche dei pro, e quindi se penso un ritorno alla normalità con il 100% delle persone in azienda, non me lo vedo tanto, mi vedo
che magari c'è una quota di 20-30% a rotazione che porterà avanti questo tema dello smart working. Se poi devo dare la nostra esperienza, da casa stiamo lavorando tutti di più e non vediamo l'ora di tornare in ufficio. Senti, invece un'ultima domanda in termini di linguaggio. Voi siete un'agenzia di comunicazione, quindi attenti alle evoluzioni in questo senso. Il linguaggio della pubblicità, della comunicazione commerciale in genere, secondo te come cambierà? Secondo me ci sarà un'accelerazione dell'umanizzazione e dell'attenzione ai valori che in parte siamo stati costretti a... con cui siamo stati costretti a confrontarci in questo periodo. Quindi non si spegne tutto. Adesso vedo il nostro contesto, comunque tutti noi abbiamo amici, conoscenti, familiari che sono stati impattati e quindi questa cosa, oltre che le nostre vite lavorative, ha toccato anche i nostri cuori. E questo secondo me cambierà un po' i toni della comunicazione, i linguaggi. Paolo, ti ringrazio per averci dato questa anteprima su un'operazione così importante, no? Perché dalle parole si procede ai fatti. Fino ad oggi i temi della responsabilità sociale, della sostenibilità sono stati molto spesso più dichiarati che praticati. E questo è il momento invece per le aziende di far vedere quello che veramente possono fare per la comunità. Quindi con questa intervista concludiamo il nostro dialogo con Paolo De Massa per ADV Express TV. È tutto, Salvatore Sagone.